Questa è un'occasione ghiotta per tutti gli appassionati di armi ex ordinanza e in generale di armi militari del XX secolo. Stiamo parlando della possibilità di provare a fuoco la versione demilitarizzata, quindi solo in semiautomatico, della pistola mitragliatrice Beretta PM12. È realizzata in 9x19 mm, quindi è stato mantenuto il calibro originale. Come si potrà notare, si tratta della primissima versione, quella che fu utilizzata a partire dagli anni 60, che si caratterizza rispetto a quella che ancora oggi è in servizio con le nostre forze dell'ordine per avere le guancette e l'impugnatura anteriore in plastica marrone anziché nera e per avere, al posto di una leva rotante che fa da selettore, due pulsanti scorrevoli distinti. Uno per scegliere tra il fuoco semiautomatico e la raffica, e uno per scegliere tra la sicura e la posizione di fuoco. Ovviamente il pulsante del selettore risulta saldato e bloccato, mentre mantiene la sua funzionalità il pulsante della sicura manuale, al quale fa riscontro anche una sicura automatica che viene azionata col dito medio, che impedisce lo sparo se l'arma non è intenzionalmente imbracciata e premuta. La novità più interessante, ovviamente, e necessitata dall'obbligo di legge, è stata la trasformazione del sistema di funzionamento dell'arma da inizio del ciclo di sparo otturatore aperto a otturatore chiuso. In pratica, l'otturatore è stato sdoppiato, la parte posteriore è diventata un cane interno che consente di far partire un percussore mobile che è stato inserito ex novo, mentre la parte anteriore dell'otturatore provvede alla cameratura del colpo. Per raggiungere questo risultato è stato necessario dotare l'arma di una seconda molla, che è coassiale alla canna, che provvede al ritorno in avanti dell'otturatore, mentre la molla originale posteriore serve a spingere il cane interno. Si tratta, a parte questi aspetti meccanici, di un'arma ancora assolutamente originale, così come è stata concepita per l'utilizzo militare. Essendo classificata arma corta ed essendo demilitarizzata, è stata rimossa la stampella pieghevole e quindi può essere utilizzata soltanto con le mani, senza portarla alla spalla. Il caricatore è ancora quello originale. In questo caso ha la capacità di 20 cartucce, che è il limite massimo previsto dalla legge attualmente per le armi corte. Non resta che vedere come spara. Stante l'impugnatura decisamente inusuale sia per una pistola sia per una carabinetta, possiamo dire che i risultati ottenuti a 15 metri sono più che gratificanti, utilizzando munizioni Fiocchi Full Metal Jacket con palla da 124 grammi.